Ciao a tutti ragazzi, sono Stagiaio e benvenuti sul mio canale. Raga, veramente scusate il ritardo, scusate il ritardo, raga, mi vergogno. Però, avete visto i video di tutto quanto, restare su Instagram, chi mi segue, era a Madrid. E quindi non ho avuto tempo di registrare e pubblicare prima il video della fine, terzo o quarto posto della finale. Ragazzi, faccio tutta la tirata, sono tornato ieri. Incontri tra nazionali. E fai tutte le cose ragazzi, mi tocca registrare la facecam in differita del pronostico della finale terzo o quarto posto, addirittura dopo la partita che è finita 2-0, è finita qualche minuto fa. Allora, andiamo veramente veloci, ragazzi. Avete scelto di far vincere chi ha votato il sondaggio all'Inghilterra, ragazzi, quindi utilizziamo l'Inghilterra. So già come è finita, quindi ragazzi, vi pregusto poco, anche probabilmente, anche se comunque sono i pronostici, di solito la maggior parte delle views la fanno sempre dopo la partita reale. Allora, niente, sono stato a Madrid, avete visto i video. Storie e post su Instagram, veramente come niente fosse, ho fatto la maglia di Griezmann, ragazzi. E vabbè, un caldo, ragazzi, veramente. E quindi, ragazzi, non ce l'ho fatta, ve l'ho addirittura annunciato in un video, mi sembra, dei quarti di finale, le semifinali, ragazzi, che io sono stato per i momenti utili per registrare le finali, sarei stato a Madrid, quindi mi sono trovato un po' di difficoltà. Adesso, ragazzi, cerco di recuperare il tempo perso facendo veramente le corse. Di oggi ci troviamo a San Pietroburgo nella nuova casa dello zecchino. L'ultima partita, ragazzi, poi veramente si chiuderà la fase dei mondiali. Questa Storia e tradizione. È la mia serie, prima questa, diciamo, volta. questa parentesi che è cominciata il 13 di giugno giugno scorso. Altri aggettivi Non so chi si ricorda di voi. Con Russia e Arabia Saudita. Le formazioni, ragazzi, noi ci schieriamo con Courtois in porta, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, scusate, questo è Belgio, noi siamo in Inghilterra, Chadli, Witzel, Dembélé, Hazard, De Bruyne e Fellaini davanti Lukaku. Usiamo il Belgio perché c'è già stato sul canale una partita Belgio-Inghilterra, poi abbiamo usato il Belgio. Questa volta, ragazzi, utilizziamo l'Inghilterra perché il sondaggio l'ha vinto l'Inghilterra. Noi abbiamo scelto Butland in porta, difesa 5, Trippier, Walker, Cahill, Jones e Rose, 3-5-2 in fase offensiva per Lingard, questo Henderson lì, cioè sempre la solita formazione, hanno la possibilità e di davanti avanzare. Sterling, Kane, Vardy, Rashford, Dyer, Young, Stones, Maguire e Pickford in panchina. Ma sì, Iniziamo, ragazzi, questa fine terzo e quarto posto. partiti col possesso Possesso decisivo. del Belgio. Un pareggio per Lingard che va col sinistro, Courtois la palla rimane lì e poi la spazza Kompany, come ha detto bene Pardo, c'è addirittura già infortunato a lì. Però riparte il Belgio, attenzione con Fellaini per Lukaku. E De Bruyne riesce comunque a tenere la palla, Lukaku Allì chiude da infortunato e si riparte da dietro. Lukaku, Fellaini, ancora Lukaku, Hazard dalla sinistra, Hazard, bravissimo Walker a recuperargli la palla. E ora si riparte con Henderson. Hazard, Fellaini, Lukaku. Lukaku va al cross e c'è Rose. E calcio di rigore per il Belgio qui, ragazzi. Io non ci volevo credere, calcio di rigore per il Belgio. Cioè, guardate qua. Io non capisco. Va Hazard a rischietto contro Butland, Dele Alli infortunato quasi definitivamente, tiro di Hazard e Butland riesce a parare, a buttare la palla in calcio d'angolo. Giustamente, ragazzi, dopo il rigore che a mio avviso non c'era, c'è calcio d'angolo per il Belgio che andrà a battere Chadli lungo, stavolta spazza coi pugni. Butland non è finita, ancora però Dembélé, siamo sempre al 19esimo. Chadli per Dembélé, Lukaku, Witzel, calcio adesso da fuori, ancora angolo per i diavoletti, chiamiamoli così, del Belgio, ancora Chadli della bandierina, spazzata però Dembélé. Ribattuta, Kompany, Dembélé, Witzel, De Bruyne, Chadli, un po' lunga e c'è la palla fuori, che è una parata di Butland. Qua, ragazzi, si sono perse alcune clip. E ancora angolo per il Belgio. C'è un altro calcio di rigore per il Belgio, ragazzi. Qua veramente io
Non volevo che Ricci volesse veramente smettere di giocare questa partita. Non è possibile, ragazzi. Ancora fallo di Rose. Qui è un glitch per forza. E ancora Zada a dischetto. Buttano, intuisce. Però, ragazzi, FIFA non ti fa parare due rigori in una partita, assolutamente. Quindi va a vantaggio il Belgio al 25esimo col gol di Eden Hazard. E allora si riparte. Bisogna tirare su, ragazzi, la squadra col pressing alto. La palla per Trippier, che però non si intende. La palla lunga per Fellaini. Fellaini galoppa. Può mettere in mezzo ancora Lukaku. E interviene benissimo Stones. Chiodri va al cross dove c'è Hazard di testa, che è andato veramente così vicino dal 2-0, la doppietta personale. Nonostante un rigore sbagliato, è un rigore fatto. Rigori dubbi. Kane per Rose, che galoppa, Rose sul fondo. Go, Rose rientra dentro per Kane, che non la sbaglia e fa 1-1. Pareggia i conti al 38esimo, l'Uragano, attaccante del Tottenham. Adesso, ragazzi, la partita è da rifare. Nel senso, si riparte dalla parità. Con questa galoppata di Rose perfetta per Kane, che non sbaglia, anche se comunque Courtois, ragazzi, è un portiere di tutto rispetto, un portiere veramente che ammiro con tutto me stesso, tipo Courtois. Qui, però, Kane, la sua freddezza non poteva veramente sbagliare e non poteva farci nemmeno niente il portiere del Belgio e del Chelsea. 38esimo, ragazzi, speriamo di andare a riposo così, in modo da non rischiare. Linga la palla comunque ad Alli, che però non riesce a servire Kane. E allora si riparte col Belgio. 3 minuti di recupero, ragazzi. Stranamente, 3 minuti di recupero. Di solito sono sempre 2. Va Fellaini al cross. Bravissimo Butrand a riuscire a intervenire in tempo. La palla rimane sempre lì. Siamo a metà del recupero. Lingard, forse un'ultima azione, però no, sarà del Belgio. Con Chadli per Fellaini, che l'ha contattato il Milan, ragazzi, che però ha rinnovato poi. La palla dentro dove c'è Walker, stavolta non è rigore, però la palla rimane sempre lì per Fellaini, che intenta fa quel che vuole. Non lo ferma nessuno, Cahill finalmente spazza in dimensione laterale, l'arbitro dovrebbe fischiare alla fine, e così è. Si va a riposo 1-1, partita bella, molto bella, però ragazzi, macchiata due rigori molto dubbi per il Belgio, però ragazzi, FIFA è FIFA. Si va alla seconda metà di gioco, che batteremo noi con l'Inghilterra. Trippier. Trippier subito va dentro, c'è però ancora difesa del Belgio da Lingard per Henderson, fuori per Alli, lungo per Rose, sempre solita Melina. Rose calcio a destra, ribattuto da Kompany, e quindi riparte ancora il Belgio, se ci riuscirà. Henderson perché dentro per Rose. Rose va sul fondo ancora, si gira, sempre questo terzino molto veloce per Henderson, sempre calcio a destra, manda verso Lingard, che però la sporca. E c'è addirittura fa, ragazzi, fuori gioco. L'Inghilterra, facciamo tutti e 3 i cambi, ragazzi, vi vince la partita da Novardi, Rashford e Dyer. Poi la lunga di Kompany. Cambiamo il modulo al 4-3-3 dal 5-3-2. Vardy. Oh Madonna, Vardy! Che gol che ho fatto! Si è recuperato palla a centrocampo da solo appena entrato e ha fatto gol. 2-1, 57esimo, ragazzi, adesso la partita potrebbe cambiare storia e mettersi, diciamo, nella parte più favorevole per noi inglesi, non inglesi, vabbè, so che odiate l'Inghilterra, però ragazzi, avete votato il sondaggio, quindi siamo l'Inghilterra. Vardy, esultanza col mio, Mannequin Challenge, e si va avanti, Jamie Vardy, 57esimo gol. E ragazzi, adesso vediamo come reagisce il Belgio. Spostiamoci sulla difensiva. De Bruyne, Lukaku, ancora De Bruyne. Calcio da fuori, tiro, gol, kick off glitch. Gol di Kevin De Bruyne, ragazzi. Vabbè, non ha fatto gol Daniele Paponi, con tutto rispetto, ha fatto gol De Bruyne, quindi ragazzi, si capisce, però. Sempre questo kick off glitch che incombe su di noi, quindi c'è qualcosa da aggiustare per i prossimi FIFA. Guardate gli episodi precedenti, anche come, vi ripeto, Brasile-Belgio. Scusate, Brasile-Messico. Lukaku, attenzione, bravissimo Rose, bravissimo Rose. Si riparte, ma per palla Fellaini, lunga.
Butland, esci, esci, esci. Esce Butland, 67esimo. Siamo ancora sul 2-2, a partita ancora in bilico, ragazzi, ancora in bilico. Dyer. Dyer vede Vardy. Che può fare quel che vuole Vardy, la mette dentro. Invece Kane lascia per lì, che calcia. Si oppone, ma c'è addirittura, ragazzi, rimessa dal fondo. Come abbia fatto, ragazzi, a tirare così, non lo voglio sapere. Poteri soprannaturali molto probabilmente, però si riparte dal portiere. E allora Dembélé, che ruba palla, bravissimo, la palla dentro per Rashford. Non la puoi sbagliare, 3-2, 3-2 per l'Inghilterra. Rubato palla, palla profonda, perfetta, ragazzi. Colpo psicologico, speriamo, per il Belgio. Rubato palla dalla rimessa dal fondo, ragazzi. Roraccio della difesa di Dembélé. Kane non fa altro che fare un filtrante per Rashford, che al secondo tocco lo trasforma in tiro e batte il portiere belga del Manchester, no, scusate, del Chelsea. Thibaut Courtois esulta Rashford e si va sul 3-2. Speriamo adesso, ragazzi, di non subire altri kick off glitch. Cioè, lo so come è andata a finire, però, ragazzi, vi tengo sempre sulle spine. Lingard la manda per Kane, però la manda male, ora riparte il Belgio all'arrembaggio. Ha lì dentro per Rashford, la palla rimane di Rashford, ma c'è fuori gioco. C'è fuori gioco, ora riparte Alderweireld da dietro. Vertonghen per Lukaku, attenzione al Belgio, bravissimo Rose, ragazzi. A parte il fallo da rigore, che secondo me non ce l'ha, sta facendo una partita veramente magnifica. C'è ancora Fellaini che la mette nel mezzo. Stones o Jones, non so chi fosse, ragazzi. Bravissimo contropiede Dyer. Siamo tutti su. Dyer lascia a Vardy. Deve cercare qualcuno. Va da solo. Non c'è più nessuno dietro per il Belgio. Dyer vede lungo Rashford. Giù rigore. Calcio di rigore per l'Inghilterra. Fallo di Hazard. Non c'è cartellino. Ultimo uomo, ragazzi, vabbè, è FIFA. Si lascia correre. Adesso, ragazzi, è difficilissimo poter segnare. Esce Lukaku, che ho sentato Batshuayi. Sì, esatto. Parte Kane, tiro parato. Troppo centrale il rigore, ragazzi. Courtois in due tempi, ragazzi, fa pure il suo. Peccato, potevamo chiudere la partita. E bisogna rimandare un'altra occasione. Non ci arrendiamo, galoppa Rashford, 90esimo, 3 minuti di recupero. Rashford, c'è tantissima gente in area. Kane, doppietta, chiude la partita, ha sputato un bambino. Chiude la partita Harry Kane al 91esimo. Stesso gol dell'1-1, ragazzi, stesso gol. Non galoppa Rose, galoppa Rashford. Mette dentro di sinistro, prima che fosse di destro, non mi ricordo, ragazzi. Gol di Kane. Adesso la partita, ragazzi, possiamo considerarla chiusa, anche se ci fosse un kick off glitch. Non ce ne possono assolutamente essere due. La disperazione di Thibaut Courtois. Harry Kane insieme a Vardy e Rashford, ragazzi, mette fine sulla parola vittoria per l'Inghilterra, terzo posto. In realtà, ragazzi, sapete, non è andata così. Ha vinto il Belgio tranquillamente. Palla profonda, ruba la palla e finisce qui, ragazzi, finisce 4-2, rimonta. Poi siamo stati, hanno beccato il pareggio loro e siamo tornati di nuovo avanti. Complimenti all'Inghilterra, ragazzi, bella partita, mi è piaciuta. Ragazzi, noi siamo ai saluti, come al solito. Ci vediamo il prima possibile, perché devo correre anche per la finale. Ragazzi, senza perdere tempo, vado subito a registrare la facecam della finale, che vedrete il prima possibile. Ragazzi, andatevi bene, ci si vede veramente presto. E niente. Grazie della visione. Lasciate like, iscrivetevi come al solito, che per me è molto importante. E ci si vede. Ciao a tutti ragazzi, grazie alla visione di nuovo.